Buongiorno, sono Michele Marasco, mi trovo nell'auditorium Ottone Rosai per una serie di esecuzioni live delle arie variate di Saverio Mercadante per flauto solo, in collaborazione tra l'Agimus di Firenze e la Scuola di Musica Il Trillo. Il brano che andiamo a eseguire è l'aria Bell'alme generose dall'opera Elisabetta Regina d'Inghilterra di Rossini. L'opera in due atti di Rossini è scritta sul libretto di Giovanni Schmidt. L'opera segna l'inizio della collaborazione tra il compositore e Isabella Colbran, prima donna del San Carlo, e sua futura prima moglie. Atto primo. I nobili inglesi attendono trepidanti il ritorno trionfale del generale Leicester, favorito della regina Elisabetta, vincitore sul nemico scozzese. Il solo che non gode del suo ritorno è il nobile Norfolk, invidioso del successo del rivale. Si trovano tra i prigionieri scozzesi anche Matilde ed Enrico, figli di Maria Stuarda, nemica acerrima di Elisabetta. Il generale Leicester è in realtà sposo segreto di Matilde. Egli, credendo di confidarsi con un amico, rivela tutta la verità a Norfolk, il quale, felice di aver trovato un pretesto per far cadere in disgrazia il rivale, alla prima occasione racconta tutto ad Elisabetta, che fa arrestare la coppia. Atto secondo. Elisabetta, tradita e ferita nei sentimenti, decide di mostrarsi magnanima. Risparmierà la vita ai prigionieri, qualora Matilde accettasse di divorziare da Leicester, ma lei rifiuta. Norfolk decide infine di guidare una rivolta popolare per liberare Leicester e i prigionieri scozzesi. Il suo piano è quello in realtà di vendicarsi del rivale, causa della sua rovina, e poi di Elisabetta. Egli tenta di uccidere la regina, ma viene fermato in tempo da Matilde ed Enrico. Elisabetta allora condanna a morte il traditore e perdona Leicester e Matilde. Elisabetta, bell'alme generose a questo sen venite, vivete, gioite, siate felici ognor.
Thank you.